Le chiedo come nasce questo evento dedicato e che parla della violenza sulle donne. Ma direi che nasce da una consuetudine, che è quella fortemente sentita all'interno della nostra scuola, di celebrare, al di là delle ricorrenze, e comunque di porre, di accendere un faro, soprattutto in una settimana come questa, su una tematica che, dicevo, è particolarmente sentita all'interno della scuola, tanto da creare un'associazione, che è l'associazione Virago, che è la prima associazione scolastica per la parità di genere, che è stata istituita all'interno di una scuola. È un tema molto sentito e probabilmente quest'anno assume ancora un connotato diverso. Un connotato diverso che trae l'onda e la scia dell'emozione dai tragici fatti a cui purtroppo siamo stati costretti ad assistere negli ultimi giorni. Noi stiamo, hashtag, noi stiamo con Giulia, è il mantra che ci accompagna ormai da domenica scorsa, che ha investito emotivamente tutta la comunità scolastica, che già comunque si era preparata a questi tre giorni, perché oggi cominciamo, grazie alla FIDAPA, a riflettere su un aspetto della tematica che è lo stupro. Continueremo domani e poi anche sabato, quando ospiteremo il procuratore capo della Repubblica per parlare di violenza di genere. E continueremo appunto cercando di esaminare quali sono gli aspetti anche dal punto di vista del maltrattante con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Quindi diciamo che diamo ai nostri ragazzi l'opportunità di riflettere su una tematica così importante a 360 gradi, perché è giusto che ragazze e ragazzi soprattutto vengano investiti dalle parole che non sono mai abbastanza, ma sono quelle parole che servono a sensibilizzare gli animi, perché purtroppo ci rendiamo conto che ancora il cammino da fare è abbastanza lungo. Quanto è importante parlare ai giovani di un tema di strettissima attualità, la violenza sulle donne? È veramente importante, perché in questi giorni abbiamo conferma che i femminicidi sono veramente un problema reale e concreto del nostro paese. Quindi è questo il territorio su cui bisogna investire, nelle scuole, nella formazione. Sostanzialmente i giovani di oggi devono sapere quali sono gli strumenti preventivi e repressivi che lo Stato mette in campo. Non è possibile che siamo arrivati a 103 femminicidi alla data di oggi in un contesto assolutamente, siamo nel 2023. Quindi sostanzialmente i giovani di oggi devono essere veramente formati su tale argomento. Dobbiamo fare squadra con le istituzioni, tra le varie istituzioni, e far capire agli studenti che le forze dell'ordine sono sempre al loro fianco, quindi disponibili a superare qualsiasi tipo di problema. Ti chiedo l'importanza di questa giornata, parlare di violenza sulle donne. Allora, essendo una ragazza che fa parte di un'associazione che si batte proprio per i diritti di genere e in particolar modo anche contro la violenza sulle donne, questa è una giornata che ci tocca profondamente, sia come associazione ma anche come persone individuali. Oltretutto negli ultimi giorni, con l'omicidio di Giulia Cecchettin, c'è stato un dissenso generale da parte sia dei ragazzi che dei professori contro ogni tipo di ingiustizia. Ed è proprio questo, secondo me, l'importanza di questa giornata: ricordare cosa facciamo, per cosa ci battiamo e soprattutto in cosa crediamo.